Stefano, dove sei in questo momento? In questo momento sono al Museo Nazionale di Oslo. Ho appena finito dei due incontri con due curatori, quindi uno dei vari step del progetto. Ma infatti raccontami un po' come sta andando questo viaggio. Adesso sei a Oslo, prima sei stato? Allora, perché è praticamente un mese e mezzo che sto viaggiando, quindi è un viaggio molto lungo. Arrivo ora dall'estremo confine norvegese con la Russia, da Kirkenes, dove mi hanno invitato a fare questo progetto alla Barents Art Triennale, proprio sul confine, sul tema del confine, superamento del confine. Quindi con questa linea di luce ho praticato questi esercizi di superamento di confini in diversi luoghi. E quindi questo viaggio di 5.000 rotti chilometri, dove io ho guidato questo device semovente, mobile, con questo faro che produce questo raggio da vari chilometri di luce. E quindi, vabbè, adesso sto rientrando lentamente, domani, questa sera, adesso prenderò il furgone, farò altri 500 chilometri in direzione Berlino, e probabilmente utilizzerò la luce anche a Berlino, vedrò domani sera. Ecco. E quindi questo viaggio nel freddo, perché comunque fa freddo anche qui in questo momento, come sta andando anche climaticamente parlando verso nord? No, il viaggio è stato molto complicato, nel senso che alla fine è stato più complicato di quello che pensassi, è stato una sfida anche ai miei nervi, nel senso che alla fine era abbastanza difficoltoso, abbiamo trovato più spesso e volentieri la strada bloccata da valanghe di neve e cose di questo genere, quindi anche un certo rischio, però è stato interessante anche in questi aspetti così un po' estremi. E senti, perché comunque appunto dicevi valanghe, queste situazioni climatiche un po' complicate, tu sei abituato comunque a stare in viaggio, a muoverti anche insomma con la tua famosa macchina che ormai tutti conoscono, ma questo viaggio in particolare che viaggio è? Summa di tutti i miei progetti passati, sono incredibilmente felice dei risultati, ho tantissimo materiale su cui lavorare. Forse una preview che posso fare è che avrò uno studio a Milano, a Via Farini, da luglio a fine settembre, su cui lavorerò proprio su questo materiale. Beh. E anche collegato al progetto che farò in biennale, quindi metterò insieme un po' questa cosa che un po' è questo. Il collegare l'Artico con, visto che partecipo al Maldivian Pavilion, sto collegando il ghiaccio alle Alpi con le Maldive. Sei da solo in questo viaggio? No, c'è mia compagna Mariella che fa sempre mi tiene sveglio e mi aiuta anche nel documentare il progetto, e quindi cioè, da soli sarebbe un po' quasi diciamo impossibile. Ma guidi sempre tu? Sì, questa è un po' la parte. Sì, guido io. E come vieni accolto? Perché comunque anche il mezzo su cui ti muovi non passa inosservato. Come vieni accolto dalla gente? Anche avrai sicuramente conosciuto personaggi interessanti. Ma tendenzialmente qualcuno anche oggi, prima a Oslo, qua, hanno fotografato il furgone e hanno subito capito un po' l'idea, anche semplicemente l'idea del dire la fine del confine. Un po', uno ha detto prima, alla fine l'arte che va dovunque, no? Che non si ferma, così in modo semplice. E no, spesso non è che si capisce chiaramente subito, ma anche ieri sera a Moss, ovviamente ci sono state occasioni dove la cosa era pubblica, occasioni dove veramente invece ci fermiamo e facciamo, diciamo, creiamo la situazione per documentarla. E
la gente che passa assiste, ma non sa veramente bene cosa sta succedendo. Ovviamente scatenano molti interrogativi e comunque spesso la gente fotografa, questo perché ovviamente è una situazione un po' anomala, però è al limite spesso dall'idea di essere qualcosa di scientifico, qualcosa di... La gente sta anche abbastanza lontana perché non ha idea di cosa sta succedendo, no? È una cosa anche molto forte. E anche fa parte del suo progetto, ha un po' anche questo contenuto di cercare di colpire. Tu eri già stato così a nord, che impressione ti hanno fatto queste terre? No, io ero già stato a nord, però ovviamente guidare e attraversare, arrivare, pochissimi norvegesi hanno fatto la strada che ho fatto io, perché non ha molta logica, perché è molto difficile. Tendenzialmente un norvegese o carica la macchina o va in aereo, non ha senso, perché si attraversano zone veramente impervie e difficili. Quindi, però il fascino è impressionante, è stupendo. Quindi è una sorta di lunga performance on the road. Sì, proprio questo, proprio questo full immersion, di essere completamente 24 ore al giorno all'interno di questo progetto, è molto, molto, molto interessante. Bene, noi Stefano ti lasciamo alla tua giornata nel nord. Buon proseguimento del tuo viaggio. Ti aspettiamo in Italia. Ti ringrazio, ci vedremo presto poi alla Biennale. Ah, certo. Grazie. Ciao Stefano. Ciao, ciao.